Scatman's World. Bella ragazzi, a tutti del Comendone Veneziano. Ho ancora Fly Simulator, giro del mondo. Ragazzi, questa oggi tappa tutta brasiliana. Da Brasilia a San Paolo, quindi una rotta anche abbastanza veloce, 461 miglia. Siamo con un Airbus A321, sì, compagnia che non c'entra molto con la nazione, perché Air Tahiti Nui, che sinceramente penso che fa solo le rotte per andare a Tahiti, da quelle parti là, cioè, però l'ho scaricato, mi piaceva la livrea, quindi è un bel aereo, quindi l'ho scaricato. Ecco ragazzi, mi avete chiesto come si fa a scaricare, è un po' complicato da spiegare a voce, cioè come mettere gli aerei dentro. Magari se riesco a fare un modo, a fare un specie di tutorial, spiego come inserire gli aerei su Fly Simulator X. Comunque adesso partiamo. Guarda che bello sto aereo, proprio una figata, mi piace troppo. Vai, ricordiamo che l'ultimo atterraggio è stato bellissimo. I campi sono tutti miei, veramente, tutti i campi li ho presi io, cioè... Vai cazzo, ma sì, speriamo di farcela con la pista, mi sembra un po' cortina. Dai cazzo, dai Airbus, dai. Scusate se sto caricando un po' poco, però ho avuto un po' di impegni, poi anche col caldo, veramente ragazzi, sto facendo fatica a fare tutto, cioè è veramente difficile. I love you baby, na 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 na. Dai vecchio mio, dai. Dai che andiamo. Un saluto a Brasilia. Oh, bene. Andiamo verso Sao Paulo. Sao Paulo. Allora ragazzi, cominciamo subito con il momento Super Quark. Allora, beh, oggi c'è poco da dire ragazzi. Comunque, sorvoliamo solo il Brasile. È una rotta anche molto veloce. E allora, come abbiamo detto, la capitale del Brasile è Brasilia, e su questo insomma non ci sono dubbi. E cosa facciamo? Oggi sorvoliamo come città, come pensi? Pensiamo un attimo. Beh, bello orizzonte sicuramente. Poi Goiânia, che non so se questa è la pronuncia giusta, ma chiediamolo a Giulio Cesare Maicon, che avevamo lasciato in Brasilia. E poi niente, siamo a San Paolo, diciamo che costeggiamo, però comunque siamo lontani, Rio de Janeiro. Forse la vediamo dall'alto, comunque vediamo la spiaggia, non so se riusciamo a vedere la spiaggia, però comunque riusciamo a vedere l'Oceano Atlantico e tutto quanto. Poi che altro dire, più a sud invece c'è Porto Alegre, però quella è poco distante da San Paolo, non riusciamo proprio a sorvolare quella zona. Bene ragazzi, da Piero, Alberto, Angela e tutto. Ragazzi, mancano 271 miglia, ormai ci siamo, sono un po' fuori rotta perché mi voglio allineare bene, voglio fare un atterraggio decente. E vediamo se riesco a passare per Rio, però cioè, non riesco a capire, cioè in linea non è facile senza GPS capire bene dov'è. È proprio parallelo a San Paolo, quindi teoricamente sì, se devi un attimo la direzione posso anche magari vedere, cioè volevo vedere la statua di Gesù. Insomma classica, insomma il simbolo di Rio, però cioè, non lo so, perché comunque non avendo il GPS non è facile trovare il punto esatto della città. Comunque ragazzi, se sto caricando poco che perché sono andato a Roma l'altro giorno, è stato due giorni, sì, anche se non ne frega niente a nessuno, devo dire che è stato proprio bene. Roma è una bella città, poi la compagnia era meravigliosa, c'è da dire che veramente a volte per caso proprio incontri persone, stai con persone speciali che non te lo aspetti ed è così, quindi devo dire che è proprio un momento fortunato da questo punto di vista. E che altro dire, io saluto la persona con cui sono stato, però non voglio dire niente, solo questa persona deve sapere insomma che la sto salutando, e quindi basta, insomma manca mezz'ora. Ragazzi, è un caldo da morire, non ce la faccio più, sono 72 gradi. Cioè, sono praticamente nudo a fare il video, cioè... cioè, veramente, non ce la faccio. Altro che giacca e cravatta come sulla webcam, sono proprio rincoglionito, cioè, vabbè. Comunque ci sarà ancora Elia in prossimi video, adesso appena abbiamo l'occasione facciamo ancora video insieme.
E poi tra poco ci sarà anche la previsione di Italia-Inghilterra, dobbiamo spaccarli sti pirati del cazzo. Se c'è qualche inglese mi dispiace, ma l'Italia è la mia nazione, quindi vaffanculo anche l'Inghilterra. E niente, adesso cominciamo a fare, non dico cominciare l'atterraggio, però comunque cominciamo un attimo a stabilizzarsi, perché siamo un po' altini e non vorrei arrivare come l'altra volta la cazzo di cane. Ragazzi, ho un po' deviato la rotta, però ho paura di essere, cioè, secondo me Rio è qua dietro, qua, se forse, perché dopo c'è l'aeroporto, cioè, penso sia di là, Però con carte che bella che male, ragazzi, veramente qua si gode al massimo, Mamma, basta, ho deciso, per i mondiali del 2014 vado in Brasile, basta. È che ho una leggera, cioè, no, dico paura, cioè, ho proprio la fobia dell'aereo, quindi pensa, ironia della sorte. Però, cioè, è spettacolare, cazzo, cioè, vedere i mondiali in Brasile, tra virgolette nella patria del calcio, cioè, sarebbe veramente uno spettacolo incredibile, anche se però, cioè, secondo me, vivere in Brasile, cioè, in una zona dove si passa da gente che ha 30 milioni di euro al secondo a gente che è nelle favelas, non deve essere il massimo. Madonna, ragazzi, è troppo caldo, cioè, sto facendo questo video per miracolo, proprio. Non ne posso proprio più. Sto caldo deve andare a fanculo. Eh sì, qua penso sia dietro. Dietro c'è Rius de Janeirus. Eccola là. Aspetta, c'ho il mouse, eccola qua. Questa deve essere Rio con Copacabana. Vabbè, teoricamente, dopo non lo so, ragazzi. Cioè, non sono un indovino, purtroppo. Sono solo un rincoglionito. Eccoci qua. Adesso prepariamoci. Raga, siamo a San Paolo. Ragazzi, guarda come sono allineato bene. Cioè, oggi veramente dominio. Dobbiamo dominare la scena. Madonna, che caldo. Non so come cazzo sto. Come cazzo faccio a registrare, fioi. C'è tra il mio computer che sboscalda la mia scheda grafica come una, non so, un barbecue, porca puttana, cioè sto grondando, fi. Mamma mia, dai raga. Ora l'atterraggio da Pro Gamers. Vai, fioi, Pro Gamers. Guarda con che classe sto arrivando. Brasil, cagagariru du Brasil. Qua c'è Cacà, fioi, raga, siamo a casa di Cacasinho. Siamo a casa del Cacasinius. Dopo ci sarà un'altra rotta brasiliana. No, basta. Dopo si va in Argentina, San Paolo, Buenos Aires. Oddio mio. 9 miglia. Roger. Autorizzazione all'atterraggio a Brasile e a San Paolo. Lei può atterrare, affermativo. Lei può atterrare. Ok. Anche il trans brasiliano mi ha dato la conferma. Tutto rego, me ne frego. Guarda, cioè, sono col muso impicchiata, fioi, calma. Sono troppo alto forse, però. Porca troia. Dai, buttiamoci un po' impicchiata, chi se ne frega, noi siamo i Top Gun con Tom Cruise, dai, chi se ne frega. Eccolo qua. Guarda, cazzo, madonna. Scusa, cambiamo prospettiva. Allora, ecco, così sembra più figo. Allora, che intelligente, che so. Eccoci qua, dai che ci siamo. Dai, i flap sono estesi, la velocità è ridotta al minimo. Ragazzi, sono nella merda. Sono troppo alto, forse, anzi senza forse. Cambiamo pista. Oddio, no. Ragazzi, si vede che gioco pochissimo a fly, scusate. Sono già una pippa. No, fioi. Non posso sbagliare anche questa, ma no, ora con un Airbus, cosa sto facendo? No, non la torretta. Salvato per miracolo. Madonna, vai giù. Stortissimo, era così, ero messo così bene, vai. Oh, fuma. Si fa i cannoni l'aereo, vai su una ruota, vai, guarda quanta fuma! Ciao, fioi! Noi, tienila, brutto stronzo, frena, quanto manca, frena, anche oggi per capi, ballo. Ragazzi, mi dispiace, anche oggi per campi, non ci siamo, non sto giocando, sto giocando troppo poco a Fly. Ma anche questo è il bello, cazzeggiare, chi se ne frega.
Raga, bene, questa rotta è andata, molto bella. Questo è l'aeroporto di San Paolo, tutto bello, guarda che bello, l'asfalto l'hanno messo perché c'erano problemi di soldi economici, quindi hanno preferito mettere la sabbia e non so che cazzo sia questa merda qua. Bene raga, prossima rotta abbiamo detto San Paolo, Buenos Aires, ormai siamo pienamente nelle rotte sudamericane. E niente, un saluto dal Comendone. Ciao! Oh raga, ma quanto pro gamer sono su Fly?